Fabio Fiorini, presidente del Rotary Club di Chiusi Canciano Montepulciano, per l'evento Il Rotary dipinge il territorio. Di cosa si tratta? Perché siete qui a San Biagio? Allora, siamo qui a San Biagio appunto per dipingere il territorio. Il Rotary di Chiusi Canciano Montepulciano fa questi 5 giorni di scuola di acquerello, in cui ci saranno gli allievi che in 5 punti diversi della città di Montepulciano, ma anche di Montefolonico, quindi di Torrita, andranno a dipingere dei punti salienti e quindi a interpretare attraverso l'acquarello i luoghi e le architetture del territorio. E perché la scelta di San Biagio? Come si svolgeranno questi giorni? Ovviamente San Biagio quest'anno vive un momento particolare, il 500esimo della sua fondazione, e quindi abbiamo pensato bene di omaggiarlo con questo primo incontro qui a San Biagio. Poi appunto domani l'incontro si sposterà su Montefollonico e nei prossimi giorni invece in alcune vie di Montepulciano. Alla fine di questo periodo ci sarà poi un'asta? Allora, alla fine di questo periodo ci sarà un'asta dei quadri prodotti che permetterà appunto, si spera, di raccogliere un po' di fondi da donare al Comune di Montepulciano, al Comune di Torrita insieme per le città cantonate, quindi per creare 2 punti, uno su Montepulciano e uno su Montefollonico, punti di emergenza, visto l'afflusso turistico anche del territorio, eccetera, eccetera, che possono sicuramente diventare un servizio al cittadino. Felice che ha curato il corso per conto del Rotary Club, il corso organizzato appunto per disegnare il territorio qua a San Biagio. Com'è stata questa esperienza? Beh, abbiamo iniziato questa mattina, è stato molto positivo. E poi, come tutte le esperienze di questo genere, c'è una grande progettualità da parte di chi organizza questo evento, però già è stato positivo perché molte persone si sono avvicinate, hanno visto il nostro gruppo, hanno chiesto di poter partecipare, ovviamente ormai è tardi, ma magari per il prossimo anno. Quindi c'è sempre questa idea poi di seminare delle possibilità, delle esperienze per la condivisione di un territorio. Poi io tra l'altro vengo dal Veneto, per me è anche un'esperienza nuova ma molto, molto bella, perché ho sempre avuto questo grande amore per la Toscana e questo è forse il primo approccio di un intenso per conoscere questo territorio in maniera concreta. Ecco. Poi il progetto è iniziato l'inverno scorso con una mostra e un libro, e la mostra sarà aperta fino all'11 agosto, spero che qualcuno possa andare a vedere e darmi anche la testimonianza se sono riuscito, con tutta l'attenzione che ho potuto, di riuscire a raccontare un po' un territorio che per me ovviamente era in gran parte sconosciuto, ma che mi ha colpito molto, quindi è un'esperienza che per me è tutta molto, molto bella, insomma. Ecco, quindi una mostra e questo libro? Certamente, il libro che è stato realizzato insieme col presidente della Rotary Club, che mi ha dato, diciamo, mi ha fatto un po' da cicerone le prime uscite e mi ha fatto scoprire una città che non conoscevo ma che mi ha subito colpito per la sua bellezza, per la sua particolarità. E poi effettivamente anche delle acquarelli si nota che in alcuni casi il binomio è stato molto, molto riuscito, insomma. Io sono abbastanza soddisfatto, ovviamente gli artisti tendono ad essere sempre molto critici verso se stessi, però anche all'inaugurazione ho visto che ci sono state molte persone veramente colpite da questa cosa che è venuta un po' così all'improvviso, ecco, senza una grandissima preparazione, ma anche proprio grazie alle persone che sono state coinvolte nell'organizzazione sia della mostra e del libro e del corso, è venuto fuori un'esperienza comunque molto positiva. Quindi siamo tutti molto contenti di quello che sta venendo fuori.
mesi, per raccontare la sua esperienza dalla Svizzera qua a Montepulciano a San Biagio per questo corso di acquarelli organizzato dal Rotary Club. Ma certamente, per me è un onore, perché mia figlia Isaura Barbieri sta organizzando questo corso, lei stessa insegnante, però era suo desiderio perfezionare la tecnica dell'acquerello, che poi non è così facile come sembra, in effetti per la prima volta in vita metto mano all'acquerello, e devo dire che è assai difficile. Abbiamo avuto ottime istruzioni dal maestro Felice e dunque ci sforziamo di fare la nostra meglio. Io vengo dalla Svizzera, è stato un piacere, sono 3 giorni veramente bellissimi. Trovando qua a San Biagio? Sì, mi trovo benissimo, è un sito meraviglioso, è un'accoglienza stupenda e anche il cibo ottimo, abbiamo potuto provare qui al piccolo alimentare, diciamo, è stato carissimo, con i panini fatti in casa, con prosciutti e formaggi fatti sul posto, meravigliosi, grazie.